Buongiorno e benvenuti alla presentazione del mio libro La guerra del navere. Mi presento, mi chiamo Francesco Coloppi. Sono nato e cresciuto in Salento, mi sono laureato a Ferrara in scienze preistoriche e ora frequento la scuola di specializzazione all'Università di Genova. Inoltre sono un libero professionista, per cui svolgo mansioni di sorveglianza archeologica e scavi di emergenza. Il libro che vi presento è stato pubblicato con Lupi Editore e si intitola La guerra delle navi. Si tratta di un romanzo steampunk, quindi un libro di fantasia futuristica con ambientazione pseudo-vittoriana. La storia si svolge su due fronti diversi. Nel primo si vede come protagonista il maggiore Vulmaro Vecchiosco, un soldato polare, e la Polaria è un paese inventato di questo mondo, a cui viene affidato il comando di una missione militare. Vulmaro dovrà guidare un gruppo di soldati e ingegneri civili in una missione di comando e sventare un attacco terroristico organizzato dai Resniani, che sono un popolo bellicoso pronto a scatenare una guerra totale tra nazioni. Al suo fianco sarà presente il professor Gosto Alu, un ingegnere civile con manie di grandezza e un'alta considerazione di se stesso, che renderà le cose molto più complicate. Dall'altra parte si svolge la storia dei Selimi, una famiglia di partigiani di differenti provenienze che combatte contro il dittatore totalitarista Richard Morphis, il signore tiranno di Resni. Le due storie porteranno i personaggi a incontrarsi e unire le loro forze, le loro capacità e affrontare una serie di peripezie in nome della pace. Spero che con questo breve video abbia stimolato il vostro interesse, spero che possiate e vogliate leggere questo libro e magari anche recensirlo su internet. Vi auguro una buona lettura.